fuori programma, che nel programma però è entrato un certo punto, quindi altezza imperiale reale, altezza. Diamo inizio alla sessione pomeridiana del nostro incontro. In nome dell'Istituto Plinio Correa di Oliveira vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere venuti. Tutta questa sessione sarà tutta in italiano e anche in video, e quindi ci sarà la traduzione per quelli che vogliono, o al portoghese o all'inglese. La mattina abbiamo trattato alcuni aspetti sollevati da questo sinodo panamazzonico che inizia domani. Abbiamo mostrato come un vecchio piano della teologia della liberazione, diciamo la versione latinoamericana di quello che in Italia si chiama il catto comunismo, che giunge al suo compimento nella forma di un sinodo realizzato proprio in Vaticano. Abbiamo analizzato, abbiamo fatto un ripasso alla storia delle missioni in Brasile, vedendo come questo sinodo vuole letteralmente capovolgere quello che è stata la missiologia, cioè lo spirito missionario per 500 anni, non solo in Brasile ma in tutta America Latina. Poi abbiamo detto come questo sinodo è il documento che è alla base, cioè la Laudato Si, sia fondato su una falsificazione a vari livelli. Anzitutto falsificano quello che è la vera voce dell'indio, dell'Amazzonia, mostrando delle figure mediatiche che in realtà non rappresentano la vera Amazzonia. Quindi per ribaltare un poco, per riempire questo voto, abbiamo avuto l'intervento di un vero indio dell'Amazzonia, vero nel senso che rappresenta veramente le comunità indigene e locali. Abbiamo avuto poi un professore, il professor Molion, qui presente, uno dei maggiori climatologi, meteorologi del Brasile, dell'America, delle Americhe, che ci ha mostrato tutte le falsità sui cosiddetti cambiamento climatico, e questo con dati, con fatti, con scienza e non con semplici modelli al computer. Finalmente abbiamo chiuso con un intervento del signor James Bascom dell'ufficio delle TFP di Washington, che ha mostrato come l'ambientalismo, soprattutto quello radicale, non è altro che una metamorfosi del vecchio comunismo e del vecchio socialismo. Quindi il titolo del suo intervento, il verde è il nuovo colore del rosso. Oggi, adesso, nella sessione pomeridiana, entriamo più in quello che sarebbe la sostanza del sinodo, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista teologico, e poi c'è una piccola sorpresa alla fine, che è un video che poi lo vedrete. Però ho detto che inizieremo mentre aspettiamo il cardinale Brandmüller, e quindi lasciamo per quando lui arrivi la preghiera iniziale, che normalmente iniziamo ovviamente sempre con la preghiera. Aspettiamo un po', quando arriva lui facciamo la preghiera alla Madonna di Guadalupe, che come voi vedete presiede la nostra riunione. La Madonna di Guadalupe è la patrona delle Americhe, è la patrona dell'evangelizzazione delle Americhe, ha voluto apparire al San Juan Diego 1531 con le fattezze di una donna meticcia, la vedete bene, è incinta, gravida di cosa? Ecco, gravida ovviamente di nostro Signore Gesù Cristo, ma gravida anche della nuova civiltà ispano-azteca, ispano-indigena che si stava cominciando a forgiare. Ecco perché la Madonna di Guadalupe è veramente la patrona delle Americhe, e la patrona del nuovo mondo. Iniziamo, dicevo, con un fuori programma, che è un breve video di Monsignor Atanasio Schneider, che tratterà uno dei punti più trattati, soprattutto qui da noi, del sinodo, ed è dell'Instrumentum Laboris del sinodo,
che la possibilità di apertura del sacerdozio a uomini sposati e addirittura il sacerdozio aperto agli sciamani, ai pages, cioè agli stregoni, un nuovo concetto di ministero, un nuovo concetto di sacramento. Chiederei. Cari amici, ringrazio l'Istituto Plinio Corea di Oliveira e gli organizzatori di questo convegno per l'opportunità di offrire la mia testimonianza in difesa del celibato sacerdotale poche ore prima dell'apertura dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi sulla regione Pan-Amazonica. I redattori dell'Instrumentum Laboris ricorrono al trucco di drammatizzare la mancanza di celebrazioni eucaristiche nell'Amazzonia per avviare l'ordinazione di sacerdoti sposati indigeni. In realtà, per salvarsi non è assolutamente necessario la ricezione sacramentale della Santa Eucaristia, bensì la fede retta, la preghiera e una vita conforme ai comandamenti di Dio. I padri del deserto, ad esempio, vissero per anni senza la comunione sacramentale dell'Eucaristia, hanno fatto la comunione spirituale. I loro raggiunsero una grande unione con Cristo. Anche i cattolici giapponesi, per esempio, mantennero la fede cattolica per più di 200 anni senza sacerdoti. Per anni i miei genitori e io non siamo riusciti a ricevere la Santa Comunione in Unione Sovietica, ma abbiamo sempre praticato la comunione spirituale che ci ha dato molta forza e consolazione. In Amazzonia si dovrebbe insegnare ai cattolici a praticare la comunione spirituale, a fare sì che sacerdoti missionari itineranti vadano nei singoli luoghi per celebrare la Santa Messa e lasciare Gesù nei tabernacoli affinché i cattolici possano adorarlo. Il sacerdozio uxorato non è una soluzione, ma una deviazione e una slealtà nei confronti dell'esigente imitazione di Cristo. Sono sacerdote. Imitazione che gli apostoli e tutti i padri della Chiesa vissero nella completa continenza sessuale fino alla morte, come testimonia chiaramente San Pietro quando dice a Gesù: abbiamo lasciato tutto per seguirti, anche la moglie, la casa e i figli. Matteo 19, 27. L'Amazzonia ha bisogno urgente di veri e santi missionari, secondo lo spirito e l'esempio dei grandi missionari della storia della Chiesa, come per esempio San Bonifacio, come i grandi santi missionari latinoamericani, Santo Livio di Mogrovejo, San Giuseppe di Anchieta e tanti altri. Il vescovo Erwin Kreutzer, per esempio, recentemente ha detto ai suoi compagni di viaggio tra il clero: vogliono anche l'ordinazione sacerdotale delle donne per la celebrazione dell'Eucaristia
facendo riferimento alla loro empatia femminile. L'empatia, però, non è un solido criterio teologico, mentre la volontà di Dio sì, lo è. I criteri per ricoprire l'ufficio degli apostoli e dei loro successori, così come l'ufficio sacerdotale e diaconale, devono essere gli stessi criteri che Cristo ci ha donato e che la Chiesa ha sempre preservato immutabilmente. Questi sono essere uomini e essere adatti alla moralità e di avere caratteri propri di tale ufficio. Uomini che desiderano essere veri pastori e dare la propria vita per la salvezza di coloro che sono stati loro affidati. Uomini che siano veri sposi della sposa di Cristo, la Chiesa, che siano pronti a vivere nel celibato per essere i veri padri di tutti i fedeli e non solo di una cerchia familiare. La verità della questione è che quanti difendono un clero amazzonico sposato con lo stratagemma dell'elegante motto vivi probati considerano i popoli amazzonici inferiori perché presuppongono che loro non abbiano la capacità di dare alla Chiesa sacerdoti celibi generati dal proprio ambiente. Le richieste di sacerdoti sposati per i popoli dell'Amazzonia, provenienti proprio da ecclesiastici di discendenza europea, contengono un razzismo nascosto. Il Signore stesso ci ha detto che cosa dovrebbe fare la Chiesa affinché i fedeli possano avere dei sacerdoti. Chiedete al Signore della Messe di mandare operai nella sua vigna. Bisogna riunire i cattolici dell'Amazzonia attorno al tabernacolo in modo che abbiano i propri sacerdoti e, se possibile, numerosi sacerdoti. Non bisogna abusare dei popoli amazzonici per l'interesse delle proprie ideologie decadenti e delle eresie teologiche che sono state fabbricate in Europa. Il successore di Pietro, il Papa, ha il preciso dovere, conferitogli da Dio, in quanto detentore della cattedra della verità, cattedra veritatis, di preservare nella sua purezza e integrità la verità della fede cattolica, la costituzione divina della Chiesa, l'ordine sacramentale istituito da Cristo e l'eredità apostolica del celibato sacerdotale, per trasmetterli al suo successore e alle prossime generazioni. Il Papa non può sostenere minimamente, con il silenzio o con una condotta ambigua, il contenuto ovviamente gnostico e naturalistico e parzialmente panteistico di parti dell'instrumentum laboris, così come l'abolizione del dovere apostolico del celibato sacerdotale, che prima sarebbe regionale, secondo la visione dei redattori dell'instrumentum laboris, e poi naturalmente diventare passo dopo passo
universale. Se il Papa dovesse approvare contenuti ovviamente gnostici, naturalistici, di parti. Scusate, è arrivato il cardinale Walter Brandmüller, ci alziamo un attimo e facciamo un applauso. Possiamo rimanere in piedi per pregare tre Ave Maria con Sua Eminenza? In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio Spirito Santo. Sic erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio Spirito Santo. Chiesto un applauso per Sua Eminenza Reverendissima, che saluto con tutto il cuore in nome dell'Istituto Pino Correa e Punta Ribeira, come riconoscimento al suo coraggio. Lui ha fatto dei commenti critici, sereni, profondi sull'Instrumentum Laboris. Tante altre persone, teologi, sacerdoti, ecclesiastici, la pensano come lui, pochi hanno il coraggio di dirlo. Quindi questo applauso è stato un omaggio, Eminenza, alla sua chiarezza dottrinale e al suo coraggio. Grazie mille per essere un testimone della fede. Avevamo cominciato con un fuori programma, un video di Sua Eccellenza Monsignor Atanas Schneider, vescovo ausiliare di Astana, che sta parlando sui diritti ritrovati e la possibilità di sacerdozio sposati, eccetera. Papa non può sostenere minimamente, con il silenzio o con una condotta ambigua, il contenuto ovviamente gnostico e naturalistico e parzialmente panteistico di parti dell'Instrumentum Laboris, così come l'abolizione del dovere apostolico del celibato sacerdotale, che prima sarebbe regionale, secondo la visione del redattore dell'Instrumentum Laboris, e poi naturalmente diventare passo dopo passo universale. Se il Papa dovesse approvare
contenuti ovviamente gnostici, naturalistici, di parti dell'instrumento della voce. E se il Papa dovesse concordare, approvare l'abolizione del celibato sacerdotale, anche se solamente regionale, prima, che diventi dopo naturalmente universale, il Papa violerebbe gravemente il suo dovere di successore di Pietro, il vicario di Cristo. E quindi il Papa causerebbe in questo caso un'eclissi spirituale, seppure passaggera, della Chiesa. Ma Cristo, l'invincibile sole della verità, spazzerà via questa breve eclissi, inviando di nuovo alla sua Chiesa Santa papi coraggiosi e fedeli, perché le porte dell'inferno non siano in grado di sconfiggere la roccia di Pietro. Vediamo con queste parole i temi serissimi che saranno trattati nelle prossime settimane in questo sinodo. Non è un sinodo folcloristico sull'Amazzonia, con quell'Indus, con le coccane, è una cosa che si è portata a compimento, come la corrente organizzatrice vuole farlo, cambierà radicalmente il volto della Chiesa. E quindi è qualcosa che tocca non soltanto i popoli amazzonici, ma tocca a tutti i cattolici, tocca a tutti noi. Poi faccio una piccola parentesi, Monsignor Schneider, non so se lo sapete, lui è stato ordinato in Brasile. Il suo primo incarico parrocchiale, lui doveva arrivarci a cavallo perché non c'erano le strade. Quindi lui il Brasile lo conosce perfettamente e sa di ciò che parla in questo caso, come tutti gli altri casi. Entriamo quindi nella sequenza dei relatori di questo pomeriggio, a cominciare dal professor Stefano Fontana, che abbiamo l'onore e la gioia di avere qui con noi. Lui è direttore dell'osservatorio Cardinale Van Duan per la dottrina sociale della Chiesa, che è a base a Trieste, e parlerà sul paradigma amazzonico, nuovo colonialismo teologico. Lui è un studioso di filosofia e anche di teologia, la sua tesi di laurea è stata proprio sulla teologia della liberazione, quindi un'altra persona che sa di cosa parla quando parla di queste cose, e mostrerà, come lui dice nella sua relazione, che tutto questo che è venuto fuori il sinodo amazzonico non è un fungo nato nella notte dopo una pioggia, è la conseguenza di tutta una scia di errori filosofici ed eresie teologiche che hanno una lunga coda, come si suol dire, una lunga coda che ha origine in Europa. Sono errori europei che sono stati trasportati lì ed hanno preso questo carattere molto militante e molto pernicioso. Professore. Grazie, Eminenza, Eccellenze, cari amici. Vi ringrazio di ascoltarmi. Prometto di non sforare i tempi che mi sono stati assegnati. Vorrei cominciare con il segnalare tre possibili errori che si potrebbero commettere nell'analisi dell'Instrumentum Laboris e in generale del prossimo sinodo. Come un po' ha già anticipato il dottor Loredo, un primo errore potrebbe essere quello del fungo, cioè
di pensare che questo sinodo non abbia una provenienza lontana, una storia pregressa, e che per capirlo non serva una retrospettiva, un andare un po' alle origini di un filone teologico, il filone del progressismo modernista, cosa che invece diventa indispensabile per capire il prossimo sinodo stesso. Insomma, ci sono da decenni due linee teologiche in competizione nella Chiesa, e in questo sinodo sembra trovare spazio, diffusione, sembra quasi aver avuto la meglio da un punto di vista umano, la corrente sbagliata, la corrente teologicamente sbagliata, perché questo è un sinodo, sarà un sinodo ad alta densità teologica, come è stato anche illustrato precedentemente. Quindi il primo errore da evitare è: non pensiamo che dietro non ci sia un lungo periodo teologico che ha costruito il quadro teologico che possiamo chiamare amazzonico, per capirci. Se noi ci soffermiamo solo sui dati immediati del sinodo, rischiamo di non di intervenire con correzioni gli effetti, ma non di risalire alle cause teologiche profonde che sono in incubazione da tanto tempo. Secondo possibile errore è questo, secondo me, è già stato accennato. C'è un po' un vizio antico che era già proprio della teologia della liberazione, no? Che la teologia della liberazione, ma anche la stessa cosa si può dire della teologia del popolo, siano teologie autoctone, siano teologie originariamente nate in America Latina con categorie proprie, non dipendenti, anzi in contrasto con la teologia europea. Tutti i teologi della liberazione, da Gutierrez e Zavu Asman, hanno sostenuto questa tesi: la teologia europea sarebbe la teologia dei popoli ricchi, dei popoli colonialisti. La teologia invece della liberazione, o la teologia del popolo, sarebbe la teologia originaria, che nasce dal contesto, la storia latino-americana. Ecco, questo sarebbe un gravissimo errore. Leonardo Boff, tanto per fare uno dei nomi più noti, e il suo transito dalla teologia della liberazione alla eco-spiritualità, no? Questa visione della natura, della madre terra, eccetera, 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 sarebbe incomprensibile senza la teologia politica di Johann Baptist Metz. La teologia politica di Metz è inconcepibile senza la svolta antropologica di Karl Rahner. La svolta antropologica di Karl Rahner è incomprensibile senza certe impostazioni della Nouvelle Théologie. La Nouvelle Théologie sarebbe inconcepibile senza la filosofia hegeliana e heideggeriana. Però né Metz, né Rahner, né Heidegger sono latinoamericani. Hanno insegnato a Friburgo, in Brisgovia, a Innsbruck, in Austria, cioè nell'Europa centrale. Allora, sostenere questo carattere autoctono è scorretto, profondamente scorretto. Terzo possibile errore: per questo sinodo noi non dobbiamo essere molto allarmati, però non possiamo essere stupiti. Se è vero quello che ho detto, che la conclusione di una teologia a lungo incubata e oggi dominante, e se le radici sono europee, non possiamo sorprenderci
per questo strumento de force. Possiamo, dobbiamo allarmarci, dobbiamo preoccuparci, ma non stupirci. È un sinodo coerente. È un sinodo coerente. Una coerenza sbagliata, ma anche l'errore ha la sua coerenza interna, però è un sinodo coerente. Proprio per questo dobbiamo risalire al quadro teologico e non soffermarci solo sugli elementi più, diciamo così, accattivanti, immediati, attuali del sinodo stesso. Detto questo, sugli tre possibili errori, vorrei adesso spiegare in cosa si può ridurre, in senso proprio concentrato, questa storia della teologia che sta a monte del sinodo. In cosa questa lunga storia si è, come dire, solidificata, cristallizzata, e lo farò semplicemente utilizzando, esaminando con voi, uno slogan, uno degli slogan del sinodo. Per una chiesa dal volto amazzonico. Io mi soffermerò adesso solo, tra le tante cose che si possono dire, solo su questa espressione. Il sinodo, il strumento della voce, dice che si vuole una chiesa dal volto amazzonico. Ora, la chiesa dal volto amazzonico è l'esatto contrario dell'Amazzonia dal volto cattolico, giusto? C'è un contrasto, ma un contrasto teologico, non semplicemente sloganistico o formale, è teologico, perché esprimono due visioni, ma due visioni di tutto, due visioni della Chiesa, due visioni del rapporto fra natura e soprannatura, due visioni della grazia, due visioni della tradizione. In questo slogan e per contrasto in quello corretto che è il suo contrario, è come condensate due religioni. Sono come condensate due religioni diverse. Allora, un'Amazzonia, una chiesa del volto amazzonico. Attenzione, non cadiamo nell'errore di intendere questa frase solo in senso pastorale, cioè Chiesa che, per veicolare il messaggio di sempre, della propria tradizione, però, diciamo, utilizza espressioni, approcci pastorali della realtà amazzonica per rendere meglio comprensibile il messaggio. E non è solo questo. Non è solo questo. Qui non si tratta solo di un discorso pastorale, anche se lo vogliono far passare come solo pastorale. Qui sotto c'è un discorso prettamente teologico. Teologico. Se io dico voglio una Amazzonia dal volto cattolico, il primato sta al messaggio di Cristo. L'Amazzonia si uniforma al messaggio, recepisce il messaggio. Ma se io dico una chiesa dal volto amazzonico, il punto di inizio, il criterio è l'Amazzonia, non più la chiesa. In questo caso è la chiesa che deve cambiare se stessa per rendersi altro da sé. Quindi non si tratta solo di, come dire, una prospettiva pastorale, si tratta di questo precisamente. Se la realtà storica, culturale, amazzonica sia o no coproduttrice del messaggio cristiano. Allora, se io dico voglio una chiesa dal volto amazzonico, vuol dire che assegno alla realtà esistenziale, storica, culturale dell'Amazzonia la capacità di coprodurre la rivelazione,
il messaggio cristiano. È questo che c'è in gioco, ed è questo, in questo che si condensa tutto il progresso teologico della teologia progressista e moderna, come cercherò di dimostrare adesso brevemente. È il messaggio cristiano che deve fecondare la realtà storica dell'Amazzonia, o è la realtà storica dell'Amazzonia che deve fecondare la Chiesa e il cristianesimo? Questo è il punto. Karl Rahner non avrebbe dubbi, perché lo ha scritto, l'espressione fecondare, come mia, è rahneriana, che la corretta impostazione è quella per cui è la realtà storica amazzonica che feconda il cristianesimo e non viceversa. Quindi questo c'è in gioco. Allora, se io parto da dire Amazzonia del volto cattolico, ripeto, vuol dire che il messaggio è assoluto e sempre uguale e trascendente le situazioni storiche e la situazione storica dell'Amazzonia, non nasce dalla situazione storica ma feconda, si proietta sulla realtà storica con una luce che viene da oltre, che non nasce dalla realtà storica stessa, e permette appunto di fecondare, far lievitare la realtà storica. Se io invece dico che la Chiesa deve diventare dal volto amazzonico, beh, allora vuol dire che penso che il messaggio cristiano non ci viene comunicato dall'oltre, dall'eterno, dal trascendente, ma da dentro la storia. E dipende il messaggio costitutivamente da una pre-comprensione mondana. E dire che il messaggio deve essere letto con gli occhi amazzonici, e questa lettura con gli occhi amazzonici è coproduttiva del messaggio stesso, della dottrina. Significa dire che c'è una precomprensione mondana, cioè quella che emerge dalla realtà storica in un determinato momento, no? Che da cui dipende la autocomunicazione di Dio nella storia. Il messaggio quindi è dentro un contesto che contribuisce a costituirlo. Questo è dentro l'espressione per una Chiesa dal volto amazzonico. Tre brevi momenti di questo lungo processo teologico che conduce a questa visione. Capite che è un discorso vastissimo, tre proprio accenni. Il primo accenno è relativamente al padre Dembach e alla sua pubblicazione del famoso libro Surnaturel del 1946, rieditato nel 1965. Padre Dembach affrontava il problema del rapporto fra natura e soprannatura, tra natura e grazia, e negava l'esistenza di una natura pura, cioè di una natura senza la grazia. E sosteneva questa tesi, molto articolata, molto complessa, che adesso sintetizzo al massimo, che nella natura è già presente la grazia, perché la grazia è costitutiva della natura stessa. Come sapete, questo metteva in pericolo la gratuità della grazia e faceva pensare che ci potesse essere un diritto naturale alla salvezza, cioè che tutti che tutti debbano salvarsi. Sapete anche che Pio XII ha dedicato una frase molto tagliente del Humani Generis, condannare il pericolo di perdere di vista la gratuità della grazia. Bene, lungi da me ripetere la teologia di Dembach, però se la natura ha diritto alla grazia e alla salvezza, e allora io capisco, si capisce, perché per l'instrumentum laboris i popoli indigeni dell'Amazzonia debbano essere considerati già salvi.
dica che la grazia è presente nelle religioni, in tutte le religioni, anche nell'ateismo, anche nell'animismo, anche nel panteismo. Tutte queste dimensioni fanno parte della natura, ma la natura è già grazia. Ecco, allora una tappa molto importante di questo percorso teologico che conduce al sinodo. L'altro passaggio molto importante è stato il personalismo cattolico, anche di Maritain e di tanti altri. Cioè, per il personalismo cattolico, il luogo teologico è la persona umana. Dio si autocomunica nell'uomo. Dio si incentra nell'uomo. Bisogna non parlare più di Dio, ma bisogna parlare dell'uomo. La teologia è antropologia. Questa nuova impostazione del personalismo, che ha influito notevolissimamente la teologia a partire dagli anni 30 in poi, sostiene che il locus theologicus, il luogo teologico, non è la fede apostolica, la dottrina della fede apostolica, è l'uomo. Ecco allora che la teologia è antropologia. E da allora, difatti, la regina del sapere sembra essere l'antropologia, che evidentemente invece è un sapere derivato, secondario, che dipende da altro, no? L'uomo non sa da se stesso neanche dal punto di vista epistemologico, diciamo così, no? Ecco, questo è stato un altro grande passaggio interessante. Sono uomini gli indigeni dell'Amazzonia, sì. Dio si manifesta nell'uomo. Quindi Dio si manifesta anche nelle culture amazzoniche, perché hanno anche loro la loro dimensione antropologica. E dove la dimensione antropologica c'è, è presente l'autocomunicazione di Dio. Ma il terzo momento, quello decisivo, a mio modo di vedere, rimane comunque la svolta antropologica di Karl Rahner, che io la interpreto come la sintesi sistematica di tutto un processo precedente, ma anche come la sintesi orientativa di tutto un processo successivo, dove si inserisce anche la teologia della liberazione, la teologia del popolo, e questo, come dire, questa nuova visione della natura, dell'ecospiritualismo, eccetera, eccetera. Anche qui il discorso sarebbe lungo, ma Karl Rahner dice questo. Ogni elemento della dottrina cattolica è un costrutto che dipende dalla lettura storica che se ne fa in dipendenza, in relazione con un contesto in cui l'uomo è inserito. Questo contesto è a priori, è il contesto che rende possibile l'esistenza. Dio non ci comunica norme, verità, precetti, non ci dà notizie su di sé o su di noi. Dio si autocomunica all'uomo da dentro la sua esistenza e di conseguenza tutte le, chiamiamole, i contenuti della dottrina della fede sono strutturalmente sempre interpretazioni non mai definitive. Il processo è quindi storico, il processo è processuale, il processo è evolutivo. Capite che qui c'è una visione diversa della tradizione, di cosa voglio dire tradizione, no? Quindi siccome Dio si autocomunica nell'esistenza in quanto tale, le parole ranariane sono tecnicamente più difficili e più astruse, non trascendentale, esistenziale, tutte queste cose, ma soprassiedo,
Siccome Dio si autocomunica nell'esistenza, nell'esistenza, da dentro la nostra storia, da dentro la nostra vita, e non lanciandoci un messaggio da fuori, diciamo così, o da sopra, beh, allora il luogo teologico qual è? È l'esistenza, cioè è il mondo, che il mondo è l'esistenza dell'umanità, l'esistenza degli uomini, no? E allora Dio non si manifesta, non si autocomunica nella Chiesa, o meglio, si autocomunica nella Chiesa sempre, perché anche la Chiesa è mondo, e in quanto la Chiesa è mondo. E allora ecco che anche diventa comprensibilissimo il concetto di Chiesa in uscita, che già Padre Chenier diceva negli anni 30 in un testo poi condannato del Santo Uffizio nei primi anni 40 del secolo scorso, che la Chiesa deve uscire da se stessa per sintonizzarsi con ciò che lo Spirito sta già facendo nel mondo, perché Dio opera nel mondo prima che nella Chiesa. Allora capite che anche nei confronti dell'Amazzonia la Chiesa potrebbe uscire da se stessa, no? E difatti le tre parole presenti, tre parole drammatiche a mio modo di vedere, presenti nell'Instrumentum Laboris: la Chiesa deve disimparare, reimparare e imparare. Cosa dicono queste tre parole? Se non che la Chiesa deve mettersi in ascolto, stamattina si è parlato molto dell'ascolto, di ciò che Dio sta già comunicando nel mondo e non nella Chiesa. Ultima osservazione e chiudo. Ho cercato di avere dato alcune indicazioni per far capire come questo sinodo è alla conclusione coerente di un lunghissimo periodo teologico, che il nucleo centrale di questo lungo periodo teologico è questo: la dislocazione del luogo teologico dalla fede apostolica al mondo, alla storia. Concludo con una nota brevissima sul discorso di scisma, pericolo di scisma e pericolo di eresia. C'è una lunga serie di interventi autorevoli che paventano ciò. Quello di sovvenienza del cardinale Van Müller è uno di questi. L'istrumento Laboris potrebbe contenere eresie. Il Papa potrebbe confermarle. Qualcuno ha detto: col sinodo dell'Amazzonia ci sarà uno scisma. Dunque, queste preoccupazioni sono serie e vere, intendiamoci. Però quando le formuliamo dobbiamo anche essere consapevoli di una cosa: che il quadro teologico che ha espresso l'Instrumentum Laboris e che probabilmente esprimerà il sinodo ha una concezione di eresia e di scisma totalmente diversa da quella che abbiamo noi e da quella che hanno coloro che paventano l'eresia e lo scisma. Quindi possono costoro anche non averne paura. Noi diciamo: attenzione, c'è l'eresia, ma dall'altra parte può esserci l'atteggiamento, e allora che problema c'è? Perché? Perché che concetto c'è di eresia nel quadro teologico che vi ho prospettato? Allora, se l'autocomunicazione di Dio è storica, evolutiva e processuale, l'eresia ha un compito utile, perché è l'elemento negativo, dialettico, direbbe Hegel, che smuove la fisicità della tesi, provoca la discussione, il ragionamento e provoca l'innalzamento verso una fase più matura. Quindi ben vengano le eresie da questo punto di vista. Che pericolo c'è? Anzi, ciò provocherà
l'autocoscienza della Chiesa, perché dietro c'è che la tradizione non riguarda i contenuti, ma l'autocoscienza della Chiesa, provocherà che l'autocoscienza della Chiesa subisca un balzo in avanti, proprio sul pungolo e per contrasto dell'eresia, concezione dialettica hegeliana, sostanzialmente, nella vita della Chiesa e della tradizione. Capito? Allora, attenzione. Allora, si può dire che una cosa detta dal Papa di 10 anni fa è vera, rimane vera tuttora, però la storia si è evoluta e Dio, che si rivela nella storia, ci ha fatto capire altre verità che sono in contrasto o in discontinuità con quella. Ma questo non vuol dire che quella sia sbagliata, rimane. Ma rimane sintetizzata nella nuova sintesi che ha fatto fare a tutto un balzo in su, una Aufhebung, un innalzamento di prospettiva. Allora, capite, lo posso dire. Il paragrafo 84 di Familiaris Consortio è vero, rimane vero, però la storia è cambiata. Allora nascono nuove verità di cui bisogna tenere conto con discernimento. Allora, occorre una nuova sintesi in cui il divieto di dare la comunione ai divorziati e gli sposati sia rivisto, non negato, perché la dialettica è subdola, nega senza dirtelo, cioè nega dicendoti che vuole conservare la cosa negata e vuole confermarla addirittura. Però di fatto nasce una nuova verità, in cui la vecchia verità è stata tritata dentro la macina della dialettica e ne è uscito qualcosa di nuovo, che sarà il vero. Perché in questa logica la teologia vera è solo la teologia più nuova, cioè l'ultima teologia. Ecco, allora, eresia, sì, ma dall'altra parte dicono: ben venga l'eresia, che problema c'è? Capito? Voglio dire che il problema non è solo delle eresie contenute nell'instrumentum laboris, ma è il problema dell'eresia che consiste nel negare l'eresia. E questa è un'eresia ancora più, che sta più all'origine, diciamo così, delle eresie professate, perché è l'eresia che rende possibile il professarle. Lo stesso dicasi, concludo, per lo scisma. Ma scusate, Rainer dice che nella Chiesa possono starci gli atei, i miscredenti, gli agnostici, gli animisti, i panteisti, gli aderenti alle altre religioni. Oggi si dice che la Chiesa deve essere la Chiesa di tutti, di tutti. La Chiesa non vuole più distinguersi dal mondo. Ha dei confini talmente porosi che entrare e uscire praticamente non si percepisce più. Intendiamoci, non voglio adesso sostituirmi a Dio, che sa benissimo chi c'è dentro e chi c'è fuori, realmente, no? Adesso sto facendo un discorso di Chiesa, di corpo di Cristo nella storia. E Cristo ci ha dato delle indicazioni, perché noi sappiamo cosa fare per essere nella Chiesa e se facciamo certe cose non ci siamo più, no? Quindi i confini da questo punto di vista non sono porosi, non è che ci siano delle porte girevoli per cui continuamente si esce, si entra come se niente fosse, no? Ma nella visione nuova e storica questa è la situazione. La Chiesa non ha pareti, la Chiesa non ha muri, la Chiesa è un insieme di ponti in cui tutti possono andare e venire. Ma in questo contesto il pericolo di scisma può suscitare allarme in coloro che la pensano così? Ma assolutamente no. Come tutti entrano, anche tutti escono, che problema c'è? Quindi i due elementi che spesso ci sollevano con grave allarme sul sinodo, scisma ed eresia, ecco, teniamo conto che dal punto di vista del paradigma che sta dietro al sinodo, il paradigma teologico, non hanno più senso, non hanno il senso che noi attribuiamo tradizionalmente. La cosa
rende la questione ancora più grave e ancora più dolorosa. Grazie. Chiarezza, con il suo metodo assolutamente filosofico, chiaro e molto profondo. E io mi chiedo, ma avete capito che quello che è in gestazione è una nuova chiesa? Che se questo è il professor Fontana ha parlato di un paradigma teologico, non paradigma. Paradigma non è semplicemente un principio, un criterio. È il criterio fondamentale che dà forma a tutto il resto. Qui non si tratta di cambiare un punto o l'altro della teologia, si tratta di cambiare un paradigma, cioè ovviamente di reinventare, questa è la parola che usano, la Chiesa. Una reinvenzione che, come il professore ha detto benissimo, non è iniziata in America Latina, magari si è radicalizzata in certi aspetti, però è di origine prettamente europea. Per esempio, il libro fondamentale della teologia della liberazione, che si chiama proprio così, Una teologia della liberazione, altro non è che la tesi di laurea di padre Gustavo Gutiérrez, fatta nella facoltà gesuita Lyon Fourier, sotto l'egida di Henri Dulbach. Il relatore di questa tesi, poi diventato il libro fondamentale della teologia della liberazione, è stato Dulbach. Grazie professore, veramente tutto il cuore. Ricordo che il testo, se prima i video, voi vedete che stiamo registrando tutto, i video saranno disponibili sulla rete, poi chi vuole ricevere anche il testo, compile questo tagliandino con i suoi dati, con la sua mail, e chieda, vi chiedo di mandarmi i testi, non con molto piacere lo faremo. Il nostro prossimo relatore è il professor Roberto De Mattei, che tutti noi conosciamo, quindi mi evita di fare una lunga presentazione proprio perché è tanto conosciuto da tutti noi. Il presidente della Fondazione Lepanto è un storico, autore, storico della Chiesa. Il suo libro sul Concilio Vaticano II, Una storia mai raccontata, ha fatto epoca quando è stato pubblicato, e lui entrerà più nel dettaglio di cosa consista questo nuovo paradigma del volto amazzonico, contrastandolo con quello che è la civiltà cristiana, cioè due visioni contrastanti della Chiesa. Grazie, di eminenza reverendissima, altezza imperiale, altezza, signore e signori, come ci ha spiegato Giulio Loreno questa mattina in apertura, nelle ultime settimane la parola Amazzonia è diventata una delle nuove parole talismano. Lo era già stata nel 1992 in occasione del quinto centenario della scoperta dell'America e della conferenza di Rio, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. È stata un po' dimenticata questa parola e poi è stata rilanciata nelle ultime settimane, le settimane in cui una sedicenne svedese, Greta Thunberg, ha portato il Vangelo dell'ambientalismo alle Nazioni Unite e giorni in cui Papa Francesco dedica all'Amazzonia addirittura un sinodo dei vescovi. E oggi l'Amazzonia non è considerata solo come un territorio fisico e geografico, ma come un paradigma culturale, o addirittura, secondo quanto afferma la Instrumentum Laboris, come un luogo teologico.
Ai primi missionari che vi penetrarono nel Cinquecento, questa terra non apparve molto diversa da come la descrive Emil Schultes, che è un celebre fotografo svizzero del Novecento, che la esplorò qualche decina di anni fa e in un suo famoso libro proprio dedicato all'Amazzonia spiega quanto sia falsa l'immagine idilliaca che spesso ne viene data. L'Amazzonia, scrive Schultes, lo documenta con le fotografie, non è un romantico Eden, ma è una selva inaccessibile dove vivono legioni di insetti, eserciti di formiche e di zanzare, miriadi di ragni e di serpenti velenosi. Le acque che la percorrono sono infestate dai feroci piranhas, da alligatori, da anaconda. Sugli alberi sono in agguato giaguari, belve feroci. È un mondo dove non penetra mai il sole, senza luce e senza stagioni, dove non esiste la frescura della notte, ma solo un'afa incontenibile. È un paesaggio in cui piove sempre, le acque marciscono e domina l'umidità e la putrefazione. È il regno delle ombre, non un paradiso, ma, afferma Schultes, un inferno verde. In questo inferno verde i missionari portoghesi si inoltrarono con fede e coraggio alla metà del XVI secolo. Secondo le testimonianze dell'epoca, essi avanzavano con il breviario sotto il braccio sinistro e la croce nella mano destra, senza altre risorse di quelle che la Divina Provvidenza avrebbe fatto trovare loro lungo la strada. Viaggiavano accompagnati da cristiani da loro convertiti che servivano da interpreti e che li aiutavano mentre asce alla mano si aprivano il passaggio nelle foreste avanzando nei fiumi con l'acqua fino alla cintura. Queste imprese superavano le forze umane e non sarebbero state possibili senza l'aiuto speciale di una forza divina. Che cosa spingeva questi missionari? Non cercavano l'oro o le pietre preziose, avevano sete di anime. Essi adempivano al mandato di nostro Signore ai suoi apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, e chi crederà e sarà battezzato si salverà, ma chi non crederà sarà condannato. Questi uomini non imposero la fede con le armi, però la loro evangelizzazione fu protetta dalle armi dei conquistadores, che posero le loro spade al servizio della croce, difendendo i missionari dagli attacchi degli indigeni ed aiutandoli a costruire chiese, scuole, villaggi. E qui va ricordato che la missione non è una generica opera di apostolato individuale svolta per salvare le singole anime, ma è un'opera sociale, ad gentes, è un'opera di santificazione di popoli e di luoghi mediante quella che è chiamata la plantatio ecclesiae, cioè il radicamento sociale e istituzionale della Chiesa. La Chiesa ha una missione civilizzatrice perché ha il dovere di instaurare omnia in Cristo. E Cristo comincia a essere instaurato nelle anime attraverso il battesimo. Ma abbiamo letto recentemente che Monsignor Erwin Kreutler, vescovo emerito di Xingu in Brasile, uno degli artefici del sinodo, ha dichiarato: non ho mai battezzato un figlio e non lo farò in futuro. E negli strumenti come l'Aboris sull'Amazzonia non c'è nessun riferimento a quella che prima Pio XII, ma poi Giovanni Paolo II hanno definito come una grandiosa epopea missionaria. I missionari non credevano alla favola evoluzionista per cui gli uomini provengono dalle scimmie e sarebbero apparsi simultaneamente in diverse parti del mondo grazie a un processo evolutivo. Sapevano che gli uomini derivano da una stessa coppia, Adamo ed Eva, che hanno trasmesso a tutti i loro discendenti il peccato originale con le sue conseguenze. Quando erano arrivati dunque gli indigeni, con quali mezzi in queste terre così lontane dall'Europa? Queste domande non hanno ancora una risposta sicura, ma quello che è certo è che questi popoli si trovavano da molti secoli in America, giunti attraverso l'Oceano Atlantico o l'Oceano Pacifico, ma
nei secoli non erano progrediti, quasi che una maledizione pesasse su di loro. Il grande pensatore spagnolo Juan Donoso Cortés scrive: tutti i popoli selvaggi che attualmente vagano per il mondo furono in precedenza civili, ma la luce della civiltà si è oscurata davanti ai loro occhi perché il loro spirito è stato schiavo di turpi abominazioni. La loro barbarie non è una barbarie primitiva, ma una barbarie conquistata. Nei 1000 anni che seguono la caduta dell'impero romano, mentre in Europa si sviluppava una civiltà che il cristianesimo elevò al piano soprannaturale, queste popolazioni non avevano conosciuto alcun progresso. Non conoscevano né la ruota, né l'aratro, né l'alfabeto, praticavano il cannibalismo, l'infanticidio e i sacrifici umani. I popoli più evoluti, tra virgolette, come i Maya e gli Azzechi, erano anche i più corrotti e sotto forma di idoli adoravano il demonio. Fra Toribio de Benavente, morto nel 1569 a Città del Messico dopo aver battezzato 400.000 indios, afferma che in tutti i templi degli idoli erano serviti e onorati i demoni. E il grande storico della Chiesa messicana, padre Mariano Cuevas, sostiene che il numero minimo di sacrifici umani che si compivano nella Nuova Spagna ammontavano a 100.000 innocenti all'anno. Un quadro così terrificante da aver spinto uno studioso argentino, il professor Alberto Caturelli, a parlare di religioni dell'orrore, del sangue, dell'antropofagia. E i popoli più primitivi del Sud America erano proprio le tribù amazzoniche, che vivevano in promiscuità senza riconoscere alcuna autorità religiosa o sociale. I Tupinamba, ad esempio, uno dei gruppi più importanti del Brasile, giravano nudi, adorni di piume variopinte, con il volto e il corpo pitturati di rosso e di nero, praticavano la poligamia, stavano continuamente in guerra tra di loro, si uccidevano tra di loro e mangiavano carne umana. E il padre Antonio Rodriguez, in una lettera del 31 maggio 1555 ai gesuiti di Coimbra, li definisce grandi mangiatori di uomini, raccontando che chiedevano di mangiare carne umana come forma di consolazione al momento della morte. La prima preoccupazione dei missionari in Brasile fu proprio quella di combattere il cannibalismo. In una lettera da Pernambuco dell'11 agosto 1551 al padre Simone Rodriguez in Lisbona, il padre Manuel Nobrega scrive: «Los gentiles que parece que ponían la bienaventuranza en matar sus contrarios, y comer carne humana, mangiare carne humana y tener muchas mujeres, se van mucho emendando y todo nuestro trabajo consiste en los apartar de eso». Tutto il nostro lavoro consiste nel allontanarli da questo. E c'è una lunga lettera di San José Anceta a Sant'Ignazio di Loyola del 1 settembre 1554, in cui San Giuseppe Anceta, che scrive dal Brasile, dopo aver descritto i costumi di questi selvaggi, scrive: «Sono tanto barbari e indomiti che sembrano essere più vicini alla natura delle fiere che a quella degli uomini. Sunt vita barbari e indomiti, ut ad ferrarum magis, quam domino naturam, accedere videato». Il padre Ceta iniziò il suo apostolato con gli indigeni Tamuyas, che si rifiutarono di ascoltare le sue parole e gli comunicarono di aver fissato il giorno in cui lo avrebbero mangiato nel corso di un solenne banchetto. Anceta rispose loro che la sua ora non era ancora venuta e invece di scappare rimase nella tribù per provare agli indiani che neppure la morte gli avrebbe impedito di annunciare il vero Dio. I Tamuyas erano selvaggi e feroci, ma questo coraggio li colpì al punto che rinunciarono al loro progetto, ascoltarono la sua predicazione e si convertirono. Non andò allo stesso modo per Fra Diego Ortis Agostiniano. Invano, con lusinghe e minacce, gli indigeni cercarono di convincerlo ad adorare il sole. Gli furono inflitti i più crudeli tormenti per lo spazio di 3 giorni finché, come usavano fare, lo impalarono con un bastone appuntito che gli traversò tutto il corpo e gli fuoriuscì dal cranio smaccandolo. La sua morte avvenne tra il maggio e luglio del 1571, il primo martire del Perù.
ma negli strumenti laboris si afferma ripetutamente che bisogna mettersi in ascolto della sapienza ancestrale pre-cristiana dei popoli dell'Amazzonia, perché essa, la loro sapienza, costituisce, è detto al numero 26, una riserva viva della spiritualità e della cultura indigena. E al numero 105 è suggerito di ringraziare i popoli originari per la cura del territorio e del tempo e riconoscere in questo la saggezza ancestrale che costituisce la base per una buona comprensione dell'ecologia integrale. Negli stessi anni dell'evangelizzazione dell'America iniziò a svilupparsi in Europa un crescente rifiuto di quella civiltà cristiana che i missionari portavano ai selvaggi con la vera fede. A partire dalla fine del secolo XVII, l'epoca della crisi della coscienza europea, come la definisce Paul Azar, nacque la leggenda del buon selvaggio migliore, più felice dell'uomo civilizzato. La tesi di Rousseau è conosciuta, l'uomo nasce buono ma la società lo corrompe, e se l'uomo è buono e la società è cattiva, la società va eliminata per permettere all'uomo di tornare allo stato primitivo di natura. Queste idee sono riproposte negli anni della Rivoluzione francese dagli ultra giacobini come Babet e Buonarroti, gli autori della cospirazione degli uguali, che sono i padri dei socialisti e degli anarchici dell'Ottocento, che si battevano a loro volta per una società ugualitaria, senza Dio, senza padroni, senza famiglia, senza proprietà privata. Marx e Lenin formularono la versione scientifica di questa utopia ugualitaria, e la società senza classi marxista non è altro che questo, la abolizione di ogni proprietà e di ogni legge. Se in Europa il principale discepolo di Marx e di Lenin fu Antonio Gramsci, in America Latina fu José Carlos María Tell, morto nel 1930, che però si formò culturalmente in Europa, soprattutto in Italia, dove partecipò ai congressi socialisti di Bologna e di Livorno, da cui sarebbe nato il Partito Comunista Italiano. E così come Gramsci aveva cercato di formulare una via italiana ed europea al comunismo, María Tell, tornato in Perù, vuole tracciare una via peruviana e indoamericana per l'America Latina, basata proprio sulla coscientizzazione degli indios da parte della avanguardia rivoluzionaria. E da allora, quindi stiamo parlando degli anni 20-30 del Novecento, l'indigenismo rivoluzionario appartiene alla tradizione del marxismo internazionale. Lo studioso britannico Walter Collars ricorda come fin dagli anni 20 gli indigeni dell'America Latina, negri, mulatti, indios, meticci, furono considerati e usati dal comunismo internazionale, cito, come materia prima sociologica e politica per promuovere l'ascesa dei partiti comunisti latinoamericani al potere. Il Concilio Vaticano II e la rivoluzione del 68, che adesso seguì, segnano una svolta nella strategia rivoluzionaria di conquista dell'Occidente. Il comunismo trovò un prezioso alleato in quella parte della Chiesa Cattolica che in concilio si batté per evitare la condanna del comunismo. Gli uomini di Chiesa di quell'epoca furono affascinati dal comunismo senza prevedere il suo fallimento, e in quegli anni, negli anni successivi, il comunismo trovò la sua espressione più efficace nella teologia della liberazione dell'America Latina, che i suoi principali esponenti, Gustavo Gutiérrez e Leonardo Boff, ancora viventi. Gutiérrez sta a Roma in questi giorni, ha partecipato il 2 ottobre a un convegno alla Casa Generalizia dei Gesuiti, dove ha rivendicato tutte le sue posizioni, mentre Boff sappiamo che si vanta di essere stato uno dei consulenti della Laudato Si, e la sua influenza è chiara nella disturbe. I teologi della liberazione in un primo tempo guardavano all'Unione Sovietica come a un modello, però il regime sovietico, il comunismo sovietico, non realizzò la società senza classi, ma anzi il suo contrario, realizzò il regime politico più oppressivo della storia. E con la perestroica di Gorbaciov si affermò un nuovo progetto, per cui il comunismo burocratico centralizzato sovietico fu accusato di aver tradito il fine anarchico del socialismo, e vi fu un passaggio a un comunismo postmoderno che si sarebbe liberato
della dittatura leninista del proletariato, senza però rinunciare al suo sogno ugualitario. Questa metamorfosi era stata prevista da Plinio Correa de Oliveira, che nell'appendice all'edizione italiana di Rivoluzione contro la Rivoluzione, apparsa nel 1977, descrisse la nascita di una quarta rivoluzione caratterizzata da una parte dalla dissoluzione della forma politica della società, lo Stato, e dall'altra parte dalla dissoluzione della ragione, facoltà sovrana dell'anima umana. E il pensatore brasiliano la definiva proprio come una rivoluzione tribale, che avrebbe visto da una parte il crollo della dittatura del proletariato e dall'altra parte il crollo della ragione, atrofizzata e sostituita dal pensiero selvaggio degli strutturalisti. E in quegli stessi anni, come è stato ricordato oggi, il professor De Oliveira pubblicò il suo libro Tribalismo indigeno, ideale comunista missionario per il Brasile del secolo XXI, in cui denunciava la nuova missiologia dell'America Latina, una missiologia che rinunciava alla conversione e proclamava il ritorno, se possibile, alla società selvaggia delle antiche tribù amerindie, presentate come un modello di solidarietà e di vita integrata nella natura, cioè in una parola il collettivismo tribale. Pierre Clastres, discepolo di Claude Levi Strauss, nel suo libro La Société contre l'État, pubblicato nel 1974, sviluppa una accurata analisi della natura del potere delle società senza stato dell'Amazzonia, affermando che i popoli primitivi di questa regione, come i Guarani o gli Yanomami, sono delle società senza stato, delle società di rifiuto del lavoro. E per Clastres i selvaggi dell'Amazzonia sono superiori agli indios dell'impero Inca perché non lavorano, perché la loro attività di produzione è delimitata dai bisogni da soddisfare, quindi è più vicina all'ideale comunista. E va ricordato che queste popolazioni di Yanomami ancora oggi sopravvivono, ancora oggi praticano l'infanticidio e il cannibalismo rituale, cioè un rituale funebre collettivo di carattere sacro. Bruciano il cadavere di un parente morto e mangiano le ceneri delle sue ossa perché credono che nelle ossa risieda l'energia vitale del defunto, che in questo modo è reintegrato nel gruppo familiare. In questi stessi anni in cui avveniva questa metamorfosi, il materialismo dialettico marxista, dopo il suo fallimento politico, abbracciava il verbo ecologico con l'idea di estendere il principio democratico e ugualitario dalla specie umana a tutto l'universo. Infatti la società ecologica è una società anarchica nel senso stretto del termine, priva di principio, perché intende eliminare il primato dell'uomo sulla natura per realizzare la democrazia anarchica nella biosfera. Cioè l'uomo deve scendere dal trono di re del creato e deve porsi su un piano di assoluta uguaglianza rispetto alla natura che lo circonda. E la nuova cosmologia divulgata da autori come Philippe Capra vede l'universo come una rete di interazioni in cui ogni individuo e ogni realtà sono destinate a dissolversi e a fondersi. Quindi è una visione cosmologica che dissolve l'idea di natura e dissolve l'idea di essenze immutabili per sostituire quella di relazione come interconnessione di tutti gli elementi viventi e non viventi della natura, cioè l'io, il soggetto umano, si fonde nell'ambiente, diventa per così dire una parte del paesaggio o paesaggio esso stesso. E lo scrittore britannico morto Michael Crichton ha ben detto che l'ambientalismo è la religione degli atei urbanizzati. E oggi questa religion of global warming, la religione del riscaldamento globale, sappiamo che ha in Greta la sua profetessa ed è professata dai potenti della Terra nel loro tempio, che è quello delle Nazioni Unite, ma viene anche abbracciata dagli eredi della teologia della liberazione, cioè quegli ecoteologi che si riuniranno a partire da domani in Vaticano. Il loro principale maestro è Leonardo Boff,
che in un suo libro apparso nel 1995, tradotto in italiano con il titolo Grido della terra, grido dei poveri, ha spiegato, cito, che la teologia della liberazione deve recepire dal discorso ecologico la nuova cosmologia, cioè la visione della terra come di un superorganismo vivente e articolato con l'intero universo, e spiega come questo quadro sociopolitico viene dato da una democrazia, da una nuova democrazia sociocosmica che include tutti gli elementi della natura, come le montagne, le piante, le acque, gli animali, l'atmosfera, i passaggi, tutti sullo stesso piano con nuovi cittadini che partecipano di questo convivio cosmico. Solo allora, afferma nel suo libro, si avrà giustizia ecologica e pace sul pianeta. Ma queste tesi emergono negli Spumentum Laboris del Sinodo, in cui leggiamo testualmente: la vita delle comunità amazzoniche non ancora colpite dall'influenza della civiltà occidentale, quindi stiamo parlando delle civiltà pre-occidentali, pre-cristiane, si riflette nelle credenze e nei riti in merito all'agire degli spiriti, della divinità chiamata in tantissimi modi con e nel territorio, con e in relazione alla natura. Questa cosmovisione è raccolta, è scritto, nel mantra di Francesco: tutto è interconnesso. Ma tutto è interconnesso significa che tutto forma un uno, un unico, nulla è distinto, un uno che comprende il cielo, la terra, le rocce, le piante, gli animali, gli uomini, ma nulla trascende tutto questo, perché tutte le cose interconnesse tra di loro racchiudono Dio, formano la Dea Terra, la divinità che gli indigeni hanno sempre adorata e che ho l'impressione che sia stata venerata anche ieri pomeriggio nei giardini del Vaticano. Allo stesso modo Leonardo Boff ci invita ad ascoltare il messaggio permanente e la sapienza ancestrale dei popoli indigeni, e dice Boff: i popoli aborigeni come gli Yanomami, gli Apokuva-Guarani, i Bororo del Brasile ed altri si mostrano assai più civilizzati di noi, presentando un inserimento dell'essere umano nell'universo più comprensivo e una penetrazione nelle forze archetipiche dell'inconscio collettivo più armoniosa di tutte le nostre strade contemporanee di individuazione. E spiega ancora: nelle foreste dell'Amazzonia l'essere umano si sente immerso nel mondo degli dei e degli antenati, che con loro vivono in un'altra dimensione, accessibile mediante i sogni, le feste e le droghe rituali. In questa prospettiva animistica, le parole sono sue, l'albero non è solo albero chiuso in se stesso, è un essere dalle molte braccia e con migliaia di lingue, rami e foglie, dorme d'inverno, sorride a primavera, è madre generosa d'estate e austera anziana in autunno. È Dio che si fa presente in tutte queste manifestazioni. Ecco, è questa cosmologia, chiediamo, il modello del sinodo, quando negli Spumentum Laboris ci invitano a seguire, cito, l'esperienza ancestrale delle cosmologie, delle spiritualità e delle teologie dei popoli indigeni? Di certo questa è quella pseudo-saggezza di fronte a cui i primi missionari inorridivano, perché in questa adorazione degli spiriti della terra, degli alberi e delle acque vedevano l'adorazione dei demoni, perché qui ritornano le vecchie teorie del panpsichismo, del monismo, dell'animismo, del feticismo, in una parola dell'idolatria, che nega non solo il primo articolo del credo ma anche il primo comandamento della legge naturale per il quale esiste un solo Dio creatore del cielo. Mentre la religione amazzonica deforma gli attributi di Dio, nega la trascendenza di Dio, includendolo nella natura come le filosofie panteiste, panenteiste, monista, ma nega anche la unicità di Dio come il politeismo pagano. La religione amazzonica è una religione politeista in cui il concetto di Dio è applicato a una pluralità di soggetti propri, acque, fiumi, alberi, attraverso la loro personificazione, e il modello religioso è quello che nel suo libro Boff indica quando esalta il paganesimo, cito Boff, col suo ricco panteone di divinità popolante tutti gli spazi della natura, e continua Boff:
comunque lo vogliamo interpretare, dobbiamo riconoscere che i pagani avevano questo di straordinario: scorgevano la presenza di dei e dei in tutte le cose, nei boschi pane silvano, nella terra Gaia Demetra, oceano, nel sole Apollo e Febo e così via. Ecco, questo è, strettamente parlando, politeismo, anzi polidemonismo, perché i dei pagani, gli idoli dei pagani, sono demoni, come ci insegnano i salmi. Deve essere chiaro che l'ambientalismo è una cosmologia che non ha niente a che fare con il rispetto della natura, perché ci potrebbe essere qualche radical chic che pensa che il salvataggio della foresta forse possa essere utile a proteggere la quiete dei propri weekend in campagna, ma l'odio che gli ecologisti riservano per la campagna è ancora maggiore di quello che nutrono verso la città. Il loro ideale non è la campagna, perché la campagna è coltivata dalla mano dell'uomo, cioè è manomessa. Il loro ideale è il ritorno alla foresta, cioè a quell'ambiente direttamente antitetico a tutto ciò che in qualche modo possa ricordare la civiltà. La foresta è la negazione per eccellenza della civiltà, perché l'uomo ci vive allo stato di natura, in simbiosi con la natura, che non domina ma cui si sottomette. Ma la foresta è anche l'habitat geologico-fisico degli spiriti maligni che di essa fanno il loro regno. L'Europa, dopo la caduta dell'Impero Romano, era quasi completamente ricoperta di foreste e di boscaglie. I monaci benedettini disboscarono le foreste, prosciugarono le paludi, irrigarono le campagne, lavorarono i terreni per renderli coltivabili, costruirono il paesaggio di un intero continente. E l'esistenza delle foreste è permessa da Dio per spingere l'uomo a non sottomettersi alla natura, ma a dominarla e a trasformarla. E alla foresta, che è la regione delle ombre, che ospita gli spiriti delle tenebre, i monaci opposero la terra coltivata, che è simbolo della cultura dell'uomo, che è il vero progresso sulla strada della verità. E così il Medioevo, alle tenebre della foresta, abitata da spiriti maligni, oppose la luce delle grandi cattedrali. La deforestazione, dunque, è simbolo della civiltà. Il culto della foresta è simbolo di barbari. Il primo grande deforestatore della storia fu proprio San Benedetto da Norcia, il padre della civiltà. Bravo. È questo il bivio che abbiamo di fronte. Al paradigma culturale dell'Amazzonia noi contrapponiamo il paradigma culturale della civiltà cristiana. A una chiesa dal volto amazzonico, il volto di una chiesa una santa, cattolica, apostolica e romana. Stefano Fontana lo ha ben detto. Non una chiesa dal volto amazzonico, ma un'Amazzonia dal volto. Come a Lepanto, a Vienna e in tante altre battaglie della cristianità, noi combattiamo in difesa della nostra fede e della nostra civiltà intimamente legate. Ma a Lepanto e a Vienna gli aggressori erano esterni. Oggi i nostri nemici sono soprattutto interni, sono i pastori che consegnano ai lupi il gregge loro affidato. E noi semplici laici, che non abbiamo il diritto di insegnare a nessuno la dottrina della Chiesa, perché questa autorità spetta solo al Papa e ai Vescovi, abbiamo però il diritto e anzi il dovere di custodire la dottrina che ci è stata insegnata e di difendere la civiltà che abbiamo ricevuto dai nostri padri. I nemici che abbiamo di fronte non ci propongono un'altra civiltà migliore di quella che è stata costruita prima di noi, ma una anticiviltà, una dissocietà, come la definiva il filosofo belga Marcel de Conte, una dissocietà che ha come modello il tribalismo dei selvaggi. Questa è anche la nuova religione che ci viene proposta, una religione dal volto tribale che è in realtà una antireligione, una visione idolatrica della natura davanti a cui dobbiamo chiedere al Signore lo spirito con cui Sant'Elia abbatteva gli idoli e sconfiggeva i falsi profeti. Temiamo
che gli idoli siano accolti in Vaticano. E di fronte a questa terribile prospettiva dobbiamo ripetere a voce alta le parole che gli apostoli opposero a chi chiedeva loro di non predicare il Vangelo subito dopo la morte di Cristo. Non possumus, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Ringraziamo con tutto il cuore il professor Roberto De Mattei per queste parole, ringraziamo soprattutto direi per queste ultime parole che ha detto, perché ha anticipato un po' quello che è la chiusura del nostro convegno, che non doveva essere quello di finire con un tono di tristezza, un tono di abbattimento, un tono di remissione, ma anzi un tono di fedeltà totale alla Chiesa. Un spirito di rivalsa, nel senso uno spirito di riprendere quello che va ripreso. Figuriamoci cosa sarebbe successo all'epoca di San Benedetto se lui avesse mandato i suoi missionari a dialogare con l'allora popoli delle foreste, non amazzoniche ma nordiche, comunque foreste erano. Non ci sarebbe stata Europa, letteralmente non ci sarebbe stata Europa. Quindi capite come qui c'è veramente in gioco due visioni diametralmente opposte, di Chiesa, diametralmente opposte della missione del cattolico. Il professor De Mattei ha menzionato questo rito che c'è stato ieri in Vaticano. Noi ci siamo meravigliati, ci siamo scioccati con l'accoglienza a quella statua di Lutero, un pellegrinaggio di luterani in Vaticano, nell'aula Paolo VI. Cosa dobbiamo pensare di un rito nel quale sono stati, non so come dire, adorati o venerati, non so, idoli pagani, e noi sappiamo cosa sono gli idoli pagani proprio, dove l'unico re dovrebbe essere nostro Signore Gesù Cristo, del quale il Papa è il suo vicario. Questa è l'importanza epocale dei tempi che stiamo vivendo. Ecco, sottolineo sempre questo. Questa è l'importanza dell'evento che domani si aprirà qui a Roma. E per finire questo approfondimento, quindi di nuovo grazie mille professore, e ripeto grazie mille soprattutto per le sue parole finali, perché questo è il tono che noi dobbiamo portare a casa dopo questo convegno. Per chiudere la serie di approfondimenti sul sinodo amazzonico, prima della sorpresa che vi ho promesso alla fine, è il signor José Antonio Ureta. Lui è cileno, è della TFT, Tradizione e Famiglia di Proprietà francese, è autore di un libro che potete trovare sul tavolo fuori, anzi vi consiglio caldamente di acquistarlo, di leggerlo, Il cambio del paradigma di Papa Francesco. Ultimamente lui è stato molto ricercato per interviste, per articoli, per analisi, e quindi è diventato una persona anche molto nota per i suoi commenti molto approfonditi sull'Instrumentum Laboris del Sinodo Panamazzonico e su tutta la dottrina che è al cuore del Sinodo. E lui parlerà proprio del volto amazzonico, maschera che nasconde un'apostasia. Prego, se volete. Reverendissima, reverendi sacerdoti, Altezza Imperiale Reale, Altezze, signori e signori, da molti anni collaboro con l'Istituto Plinio Correa di Oliveira e ringrazio i suoi dirigenti e gli organizzatori di questo convegno, e in particolare il signor mio confratello e amico Juan Miguel Montes, per l'onore di avermi invitato
rivolgere la parola oggi a un pubblico così selezionato. Il tema di cui mi occuperò si intitola, come ha detto, il volto amazzonico, maschera che nasconde un'apostasia. I documenti preparatori per il sinodo che ne sarà domani usano effettivamente l'espressione chiesa del volto amazzonico 12 volte in vari contesti, dandogli il significato di una chiesa in uscita che lascia alle spalle una tradizione coloniale molto culturale, clericale e impositiva. Questa formulazione, che si è voluta così definitoria, chiesa dal volto amazzonico, solleva una domanda previa. La Chiesa ha un volto? Qual è la sua espressione? La risposta mi sembra facile. Sì, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, il suo viso non può che essere quello del suo capo. Pertanto, il signor Marian Eleganti, vescovo ausiliare di Coira, in un'intervista a Lifestyle News, ha giustamente affermato: per quanto riguarda il volto della Chiesa, mi piacerebbe che essa ci presentasse il volto di Cristo così come è stato rivelato nei Vangeli. In questo senso affermo che secondo me non esiste una Chiesa con un volto amazzonico. Al contrario, è il volto di Cristo che deve diventare visibile in tutte le culture del mondo, come ha detto il professor Montano. Ma affinché ciò sia possibile, tali culture devono prima convertirsi a lui. Nella sua meditazione per la sesta stagione della Via Crucis, Veronica asciuga il volto di Gesù, il professor Plinio Correa di Oliveira spiega gli aspetti principali in cui la Chiesa riflette in tutto lo splendore il volto divino di nostro Signore. Dice: vi è una grazia che vale molto di più del possedere miracolosamente stampato su un velo il santo volto del Salvatore. Velo, la rappresentazione del volto divino è stata fatta come in un quadro. Nella Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana è fatta come in uno specchio. Nelle sue istituzioni, nella sua dottrina, nelle sue leggi, nella sua unità, nella sua universalità, nella sua insuperabile cattolicità, la Chiesa è un autentico specchio nel quale si riflette il nostro divino Salvatore. Ora, è proprio in tutti questi aspetti appena enunciati che la Chiesa dal volto amazzonico, battezzata dai promotori del sinodo, non riflette più il volto sacro di Gesù Cristo. Le nuove istituzioni ecclesiali che promuove mirano ad eliminare non solo il celibato sacerdotale, ma il carattere gerarchico della Chiesa. La dottrina su cui si basa è un semplice derivato indigenista della teologia della liberazione. Le nuove leggi sostenute consentiranno persino i rituali sciamanici nella liturgia. Si nega persino l'unità della Chiesa, creando chiese indigene, ognuna chiusa nel suo ghetto culturale. Si negano l'universalità e la cattolicità della Chiesa, perché in nome di un dialogo interculturale si rifiuta l'evangelizzazione, mettendo l'annuncio al servizio del paganesimo, dell'ecologismo panteista e del collettivismo tribale. Insomma, si tratta di un vero invito all'apostasia, come ha opportunamente denunciato Sua Eminenza il cardinale Brandbüller, riferendosi all'Instrumentum Laboris. Tutto ciò può sembrare troppo severo. Eppure penso che dopo un breve studio di due soli aspetti tra le eresie di cui ha parlato Sua Eminenza, ovvero la teologia india e il nuovo sacerdozio egualitario e tribalista che essa promuove, apparirà chiaro che non lo è. Il paragrafo 98 dell'Instrumentum Laboris richiede formalmente l'insegnamento della teologia indigena panamazzonica in tutte le istituzioni educative, poiché ciò consentirà una migliore e maggiore comprensione della spiritualità indigena, prendendo in considerazione i miti, le tradizioni, i simboli, i saperi, i riti e le celebrazioni originarie che includono le dimensioni trascendenti, comunitarie ed ecologiche. Ebbene,
Cos'è questa teologia indigena che si dovrebbe insegnare? Dopo essere stata condannata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, e ancor più dopo il crollo dell'impero sovietico, la teologia della liberazione è caduta in un tale discredito da doversi reinventare sotto forma di varie correnti. Queste correnti corrispondevano alle cosiddette minoranze visibili che avrebbero dovuto giocare nel tempo marxista il ruolo dei nuovi agenti storici della rivoluzione. E dunque la teologia femminista, la teologia queer per il popolo LGBT, la teologia afro, l'ecoteologia di Leonardo Boff, eccetera. La teologia india non è altro che uno di questi diversi derivati. Come sottolineato dal teologo Vicente Saluma, sacerdote indigeno del gruppo etnico Cañari in Ecuador, mentre la teologia della liberazione ha enfatizzato la classe sociale e si è preoccupata dell'aspetto materiale dell'essere umano, la teologia india si preoccupa della parte spirituale del popolo, lo spazio di lotta e soprattutto la cultura e la religione. Gramsci direbbe che si tratta della lotta tra l'egemonia culturale. Tuttavia, secondo il padre Saluma, le due preoccupazioni non si contraddicono, ma sono complementari, già che la teologia india non si può dare senza liberazione. La critica di interpretazione della realtà rimane la lotta di classe, ma questa volta è la lotta dei popoli aborigeni che devono preservare la loro antica cultura pagana contro il colonialismo europeo dei missionari. Ciò che la teologia india cerca è recuperare il pensiero religioso dei popoli indigeni prima del loro incontro con la cristianità, come spiega il sacerdote indigeno messicano Eleazar López, il quale si autoproclama ostetrico di questa scuola teologica e a questo titolo che è stato invitato come un esperto per il sinodo, perché lui è del Messico, non è amazonico. Comunque unicamente è stato invitato perché è il padre della teologia india. Secondo lo stesso autore, López, la teologia indigena oggi ha due grandi versanti. Cito, la teologia india-india, ovvero quella che si fa senza intervento dell'elemento cristiano, cioè palesemente pagana, alcuni dice, la chiamano teologia originaria o puramente indigena, e la teologia india cristiana, che si fa nel contesto del dialogo tra ciò che è indigeno e ciò che è cristiano, al fine di riscattare o innovare schemi teologici che permettano la coesistenza pacifica di entrambe le forme religiose e teologiche. In realtà, la teologia india cristiana funziona come un scivolo che facilitare verso il paganesimo della teologia india-india, già che sarebbe puramente illusorio poter giungere a livello teologico ad una sintesi sincretistica tra l'elemento indigeno e l'elemento cristiano. Lo stesso padre Eleazar López riconosce che gran parte dei miti indigeni attuali sono di origine nomade e che nello schema religioso e teologico del nomadismo Dio è tutto e tutto ha a che fare con Dio. Dio è l'energia originaria della vita, le montagne, i fiumi, le grotte, gli alberi, altro non sono che membro del suo corpo. Cioè, le religioni indigene d'America sono una forma di panteismo sotto la sembianza di un politeismo primitivo attraverso l'invocazione del sole, della luna o degli spiriti della natura. I miti dei popoli aborigeni sono incompatibili con il Dio del nostro credo. Come ha spiegato una volta il padre Joseph Kurtz, gesuita, professore all'Università Gregoriana, ciò che nell'Antico Testamento corrisponde alle tradizioni religiose degli amazzonici è precisamente ciò contro cui l'Antico Testamento lotta con violenza profetica. Un essere supremo, parola molto ambigua, non è automaticamente Dio per il fatto di essere superiore agli altri, deve essere il creatore degli altri, di avere una sovranità assoluta, universale, al di sopra di qualsiasi potenza, essere il Signore.
se questa idea è una novità per l'indigene, non si la può silenziare. Fin di citazione del padre Perosso. Invece, la teologia india insegna che è necessario mettere a tacere il Dio della Bibbia in nome del dialogo interculturale. Ciò è molto chiaro negli scritti di Don Paul Süß, un sacerdote tedesco molto poco dolce, che vive in Brasile, professore di missionologia, consigliere del Consiglio Indigenista Missionario della Conferenza Episcopale del Brasile, membro del Consiglio Presinodale e uno dei redattori dei lineamenti. Secondo Padre Süß, per gli esseri umani la percezione della realtà passa sempre attraverso un filtro culturale. Quindi, extra cultura non c'è rivelazione né salvezza. Notate bene, non è al di fuori della Chiesa, come diceva il quarto concilio lateranense, ma al di fuori della propria cultura che non c'è salvezza. L'ha spiegato molto bene il professore Fontana, non bisogna spiegare di più. Pertanto, dice lui, in una società monoculturale, come quella indigene, che vive la sua religione intimamente unita alla sua cultura, predicare il Vangelo equivale a disconnettere la religione e la cultura. Cito, un guaraní che aderisce al cristianesimo, si lamenta il padre Suiz, non deve solo cambiare religione, è anche obbligato a modificare il suo riferimento culturale. Perché la rivelazione di Gesù Cristo come Logos, per esempio, è una scoperta, ma io sapevo che era una rivelazione, con lui è una scoperta assolutamente contestuale e quindi culturale e storica, fine della citazione. Si comprende che questa scoperta è valida per il mondo culturale greco, ma non per l'indigene amazzonico. Pertanto, l'annuncio del Vangelo equivale, il padre Suiz, a introdurre una nuova memoria concorrente o parallela e a sostituire la memoria religiosa indigena con la memoria di Israele. Ciò ovviamente costituirebbe un nuovo tentativo di colonizzazione. Al contrario, il dialogo interculturale mira ad avere una presenza solidale e di testimonianza accanto a un popolo, a collaborare al rafforzamento della sua identità e ad accompagnarlo nella lotta, piuttosto che una conversione che porta alla purificazione e all'abbandono di falsi valori culturali risultanti del peccato, l'unica rottura che il Vangelo propone è il dovere di rompere l'infedeltà ai propri progetti di vita. Quindi, per esempio, per gli indiani Yanomami, i 20 altri gruppi etnici, abbandonare l'infanticidio sarebbe anti-evangelico, perché rappresenterebbe una infedeltà ai propri progetti di vita. No. Non sorprende che il Consiglio Indigenista Missionario dei Vescovi del Brasile, sul suo sito web, abbia ancora la difesa dell'infanticidio presentata dall'antropologa Rita Segato presso la Commissione per i diritti umani della Camera dei Deputati brasiliana, in nome del principio secondo cui il diritto alla vita delle popolazioni indigene come soggetto collettivo e delle sue culture è prioritario rispetto al diritto individuale alla vita dei bambini sacrificati. Tutti i totalitarismi hanno detto la stessa cosa. Questo falso concetto di dialogo interculturale porta i neomissionari a partecipare a rituali pagani e ad adorare le divinità mitologiche indigene. Il gesuita spagnolo Bartolomeo Melià, primo capo della pastorale indigena alla Conferenza Episcopale Paraguayana, durante la settimana missionaria 2013 si è chiesto: fin dove possiamo praticare le religioni indigene? E ha risposto: la religione indigene ci sembra uno strano.
Ciò però non elimina la sfida a partecipare agli spazi religiosi. Sì, si può praticare la religione indigena senza negare la propria. Questo allarga anche il nostro cuore. Wow. Il cuore del padre Emiliano è un panteo. Questa abdicazione del cristianesimo è stata già denunciata nel marzo 2001 dal cardinale messicano Javier Lozano Barragán durante il quinto incontro plenario della Pontificia Commissione per l'America Latina. L'allora presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale Sanitaria, lamentandosi severamente, disse che per la teologia india nelle culture indie si dà una vera rivelazione. Ci sono dunque due rivelazioni, quella della tradizione e quella della Bibbia. Prima viene la storia del popolo indigeno, dopo viene la Bibbia ad appoggiarla. Le tradizioni indigene hanno la preeminenza sulla Bibbia. Queste tradizioni sono l'altra Bibbia, criterio della Bibbia cristiana. Le tradizioni sono l'altra rivelazione di Dio, di sementi verdi. La storia del popolo indigeno è il suo Antico Testamento. Non bisogna annunciare il Vangelo, bisogna lasciare che l'indigeno sviluppi la loro religione e scopra Cristo nei propri valori. Bisogna liberare le religioni indie non cristiane affinché trattino con il cristianesimo alla pace. La Chiesa deve riconoscere che il cammino da lei proposto non è che uno dei tanti. Il cristianesimo deve abdicare alla sua pretesa d'essere l'unico cammino. Il ruolo delle chiese non è propriamente salvare l'uomo, bensì formare la sua coscienza indigena. La cultura indigena è di per sé stessa salvatrice. Fine della citazione. Extra cultura, nulla salvo, direbbe il padre. Questa denuncia non ebbe l'effetto atteso e ora non sono solo alcuni teologi missionari d'avanguardia a saltare il paganesimo, ma è addirittura un documento presinodale a domandare che i loro scritti vengano studiati. Inoltre, l'Instrumentum Laboris fa apertamente l'apologia della visione panteistica che gli indiani hanno del mondo. La citazione è quella che il professor De Mattei ha già citato e che finisce che questa cosmovisione raccolta il mantra di Francesco, tutto è collegato, no? E che Ernst Haeckel, citato questa mattina dal signor James Bascom, no? Non lo direbbe differentemente, il padre dell'ecologia monista. Pertanto, la regione amazzonica è un luogo epifanico, come ha detto il professor De Mattei, un luogo teologico, una fonte peculiare della rivelazione di Dio. Dobbiamo quindi ascoltare il grido di Madre Terra, menzionata tre volte nel documento. Questa è la Pachamama. Perché altrimenti abusare della natura significa abusare degli antenati, dei fratelli sorelle, della creazione e del creatore. L'Instrumentum Laboris abbraccia anche la fallacia del dialogo interculturale, affermando che è lo spirito che per secoli ha nutrito la spiritualità di questi popoli, anche prima dell'annuncio del Vangelo, e chi respinge ad accertarlo a partire delle loro culture e tradizioni. Non della rivelazione della Bibbia, questo è per Israele, non per le nazioni. Dunque, è necessario cogliere ciò che lo spirito del Signore ha insegnato a questi popoli nel corso dei secoli. La fede in Dio, padre, madre, creatore, cioè la Pachamama, un po' di più, il senso di comunione e di armonia con la terra. Anche l'unicità del Vangelo è negata. Ascoltare lo Spirito, afferma il documento, ci porta a riconoscere altre vie che cercano di svelare l'inesauribile mistero di Dio ed ad evitare un atteggiamento corporativo che riserva la salvezza esclusivamente al proprio credo. Pertanto, l'inculturazione della fede non è un processo dall'alto verso il basso o un'imposizione esterna, ma un arricchimento reciproco delle culture in dialogo.
non proselitismo, no? Questa è una parola che è diventata un'eresia, fare un proselitismo. No? La parola conversione appare 34 volte nell'instrumentum laboris, 34 volte, ma non una volta si riferisce a un'eventuale conversione dell'indigene. Come noto, ci sono vescovi, il professor Matteo ha citato il Erwin Beutler, e anche congregazioni missionarie, come i missionari della Consolata di Torino, che si vantano di non aver battezzato nessun aborigeno per diversi decenni. La conversione che viene incoraggiata è sempre una conversione ecologica integrale dei civilizzati, predatori della natura in nome della loro presunta superiorità. Si tratta anche di una conversione ecclesiale che implica per la Chiesa una autocritica che la porta a, come ha detto il professor Fontana, disimparare, imparare e rimparare. Cioè, nel cosiddetto dialogo interculturale siamo noi che dobbiamo essere evangelizzati lasciandoci sorprendere della saggezza dei popoli indigeni. Perché? Perché loro ci insegnano a riconoscerci come parte del Dione, che a sua volta è un autentico luogo teologico con un enorme potenziale evangelizzatore. Il cardinal Pumes, nell'intervista di prensa avantieri, ha detto che nell'instrumentum laboris si raccoglie l'opinione delle amazzoniche che anche della terra. La terra ha parlato, non sai come la terra ha parlato e come hanno ascoltato quello che la terra ha detto. Si comprende che ha un enorme potenziale evangelizzatore. Don benvenuti alla nuova chiesa adoratrice dei luoghi epifanici. Vediamo ora le conseguenze molto serie che il progettato volto amazonico indigeno avrebbe per la struttura gerarchica della chiesa, la quale è basata, come noto, sul sacramento dell'ordine, che stabilisce non solo un grado, ma una differenza ontologica tra il sacerdozio ministeriale dei clerici e il sacerdozio comune dei fedeli. Ha suscitato molte inquietudini il grande dibattito, e con buone ragioni, come abbiamo ascoltato nelle parole del Monsignor Athanasio Steiner, la proposta che si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di anziani, preferibilmente indigene, sebbene possano avere già una famiglia costituita di Stato, il numero 129. Forse maggiore inquietudine potrebbe provocare il paragrafo dell'instrumentum laboris, il paragrafo dell'instrumentum laboris, in cui si afferma che, cito, sarebbe opportuno riconsiderare l'idea che l'esercizio della giurisdizione, potere di governo, deve essere collegato in tutti gli ambiti, sacramentale, giudiziario, amministrativo, e in modo permanente al sacramento dell'ordine, il numero 127. Questo paragrafo riprende, con un gergo tecnico, la proposta del vescovo Fritz Löwinger, un altro tedesco, mi scusi se per me, di inventare un sacerdozio low cost, temporaneo e circoscritto al confine di una comunità, per mezzo dell'ordinazione di persone con la sola facoltà di celebrare la messa e ministrare i sacramenti, ma senza il potere di insegnare o governare. Papa Francesco ha definito la proposta interessante durante la conferenza stampa aerea del viaggio di ritorno della GNG del Panama. Questa proposta già fu lanciata negli anni dopo il concilio da autori condannati come Hans Kuhn e Leonardo Boff, i quali chiesero che le celebrazioni eucaristiche fossero procedute a rotazione da un membro scelto della loro stessa comunità. A loro volta anche gesuiti come Joseph Moan e Paul Demester, mai censurati dall'autorità ecclesiastica, sono dei gesuiti, immaginarono questo tipo di sacerdozio low cost, locale e temporaneo, parallelo al sacerdozio universale permanente di alcuni sacerdoti semili formati in seminario e che assumerebbero un ruolo di supervisione itinerante per le comunità. Per evitare confusione tra questi due tipi di sacerdoti, il vescovo Fritz Löwinger suggerisce che in ogni luogo vengano ordinati diversi leader della comunità che formino una squadra e che assumano insieme la responsabilità,
in modo che tutti possano continuare a vivere come il resto dei cittadini del luogo. Per il vescovo Löbinger è possibile combinare due cose, una professione secolare e il sacerdote. E la prova di ciò è che vi sono migliaia di sacerdoti part-time in molte chiese cristiane. Non sapevo che avevano i sacerdoti, no, i protestanti, ma ammette indirettamente che i suoi sacerdoti comunitari non sono diversi da semplice pastore protestante. L'idea di un sacerdozio temporaneo circoscritto alla comunità che l'ha scelta è eretica, in quanto nega che il sacramento dell'ordine imprime un carattere indelebile su chi riceve l'imposizione delle mani e nega che il suo sacerdozio sia per l'intera Chiesa e non solo per una comunità particolare. Ma sarebbe teologicamente impossibile anche l'ordinazione dei sacerdoti ad eternum, ma istituzionalmente privati del munus regenti, del munus docenti. La missione salvifica di Gesù Redentore era una, e il suo triplice potere di santificare, insegnare e governare era un solo potere. Anche il sacramento attraverso cui tale unica visione di questo unico potere sono trasmessi è uno e dunque inscindibile. Anche un'ordinazione piena, ma con una limitazione canonica permanente dell'esercizio di alcuni dei suoi poteri, falserebbe completamente agli occhi dei cattolici e del pubblico la nozione di sacerdozio che Cristo ha istituito, perché i sacerdoti tradizionali sarebbero una piccola minoranza e avrebbero contatti sporadici con le comunità, mentre tali sacerdoti low cost sarebbero la stragrande maggioranza e sarebbero in continuo contatto con i fedeli. Ma l'offensiva contro il sacerdozio cattolico va oltre. Si cercano anche l'ordinazione delle donne e le concessioni di una varietà di ministeri ufficiali ai laici. Di conseguenza, la differenza tra chierici e laici nella pratica si dissolverebbe, trasformando la Chiesa cattolica nella migliore delle ipotesi in una chiesuola protestante. Vi dico nella migliore delle ipotesi perché i promotori della teologia india promuovono la concessione dei ministeri ufficiali agli sciamani e l'introduzione di rituali di stregoneria nella liturgia. Secondo gli Instrumentum Laboris, i riti delle culture indigene devono essere assunti nel rituale liturgico e sacramentale, perché creano armonia ed equilibrio tra gli esseri umani e il cosmo. La stregoneria viene evocata nel lineamento dove si legge che i vecchi saggi, chiamati indistintamente Palanto, Pages, Mestres, Guayanga o Sciamani, hanno a cuore l'armonia delle persone tra loro e con il cosmo. Suor Guarasema Tupinambá, nata in Amazonia, e provinciale di una congregazione religiosa, e più esplicito. Cito, occorre comprendere quali sono i ministeri esistenti tra questi popoli e come possiamo accoglierli, questi ministeri indigeni. Quando vado in una comunità indigena che ha uno sciamano, mi domando cosa dobbiamo portare ai ministeri che noi abbiamo appreso della Chiesa occidentale. L'unica precauzione da prendere, secondo il missionario verbita Carl Arendt, è quella di dare agli stregoni molta autonomia nell'esercizio del loro ministero, perché, cito, come sciamani non dipendono dalle strutture per legittimare il loro dono, ma solo dalla compagnia mistica dei caruanas. I caruanas sono gli spiriti della selva che gli sciamani invocano. Questo fatto, la compagnia mistica di Corana, li rende indipendenti davanti a qualsiasi istituzione. Non dobbiamo accogliere i sciamani, no? Per un ministero terapeutico, no? Lasciare totale libertà. I contorni del volto indigeno che gli ispiratori e redattori dell'Instrumentum Laboris intendono dare alla sposa di Cristo sono dunque chiaramente definita. Una chiesa amazzonica dal volto di strega.
questa prospettiva, immensa, reverendi sacerdoti, altesse, signori e signori, la dobbiamo respingere con tutto il vigore della nostra anima. Sì. Non possiamo permettere che l'unica e universale Chiesa venga spezzata in un arcipelago di Chiese indigene che non riflettono il volto di Cristo. Divenga un rituale idolatrico alla Madre Terra con relative invocazioni di spiriti che possono essere solo vassalli del diavolo. Sì. Non possiamo permettere che il sacerdozio cattolico venga degradato a volgare servizio rotativo di capelli qualsiasi aventi una mera funzione presidenziale. Non possiamo permettere che i missionari cattolici si rifiutino di insegnare le dolci verità della fede e di rigenerare con l'acqua del battesimo le povere anime degli indigeni, limitandosi a ascoltare le loro credenze superstiziose e ad approvare le loro pratiche peccaminose, talora mostruose. Sì. Fratelli della regione amazzonica, come il dottore, l'avvocato Cucini che ha parlato questa mattina, devono per forza rimanere segregati in un apartheid culturale e confinati in un zoo umano come oggetto di studio da parte di antropologi oppure come attrazione turistica di borghesi affamati di emozioni e nostalgici del buon selvaggio di un zoo. Immagine e somiglianza di Dio, redento dal preziosissimo sangue del nostro Divino Redentore e quindi Re della creazione, sia ridotto alla condizione umiliante di mero anello della catena ecologica, ingiustamente accusato di essere un predatore della natura e promotore irresponsabile di una fantomatica apocalisse ambientale. Non perché vada contro le nostre idee e preferenze personali, ma perché rappresenta un assalto alla verità rivelata, affidata in deposito agli apostoli e ai loro successori, ma anche a noi che abbiamo la infallibilitas in credendo. E così come molti missionari versavano il loro sangue per portare la luce del Vangelo all'indigene, anche noi dobbiamo essere disposti a fare altrettanto, se ciò fosse necessario, per preservare nella sua purezza virginale il volto divino di nostra madre, la Chiesa cattolica, apostolica, romana, tutta gloriosa, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata. Sì, per un misterioso disegno della provvidenza, vi sarà un'eclissi dell'insegnamento ufficiale della Chiesa e un'accettazione chiara o ambigua delle eresie della teologia india, le nostre voci continueranno a proclamare la verità della fede come le migliaia di stelle la cui luminosità aumenta quando il cielo si oscura durante l'eclissi solare. Inoltre, rinvigoriti della profetica dichiarazione di resistenza di Plinio Correa de Oliveira, le nostre anime continueranno a resistere all'applicazione concreta delle sciagurate misure che possano risultare da questo sinodo. È la grazia che desidero per tutti noi e che chiedo all'unico vero Dio dell'unica vera Chiesa per l'intercessione della Madonna del Rosario, vincitrice di tutte le eresie. Grazie per la vostra attenzione. Diciamo, se volete, accademica di questo convegno. Ringraziamo
veramente di cuore al signor José Antonio Urieta Sagnatu per queste parole. Io ripeto, il testo di tutti gli interventi li potete chiedere, ce l'abbiamo, o portate adesso una che avete e lo copiamo, oppure ve lo possiamo mandare poi per email. Comunque potresti sempre vedere sia il video su Facebook, sia il video che prepareremo nei prossimi giorni. Comunque, queste ultime parole, questa ultima proclamazione del signor Urieta riassumono, sintetizzano esattamente lo spirito che ci anima. Per chiudere, vi avevo promesso una sorpresa, e la sorpresa non è altro che un viaggio dell'Amazzonia. Sì, ricordo così. Andremo al cuore dell'Amazzonia, che è stato percorso un paio di mesi fa da una quarantina dei ragazzi dell'Istituto Plinio Correa de Oliveira, che hanno fatto una carovana amazzonica, adesso la vedrete, raccogliendo firme per una petizione. Io non vi dico più niente perché c'è il signor Daniel Martins che ve ne parlerà. Parallelamente partì un'altra carovana dal Perù, quindi una che scendeva dalle Andes verso l'Amazzonia, un'altra che dall'Oceano Atlantico è arrivata fino alle Andes, totale di 10-12 mila chilometri. Su questo ci parlerà e ci mostrerà un video il signor Daniel Martins. Lui è il direttore della Action Joven, cioè Azione Giovane dell'Istituto Plinio Correa de Oliveira. Attualmente presta i suoi servizi alla TFB olandese. Lascio a lui la parola e poi lui spiegherà il video, eccetera. Bene. Eccellenza. Eccellenza Altese, gentili signore e signori, è con gioia che vi rivolgo brevemente la parola come membro del coordinamento giovanile dell'Istituto Plinio Correa de Oliveira, che ha sede in Brasile. Mentre si svolgeva il dibattito previo al sinodo, l'Istituto, insieme ad alcuni studiosi cattolici di vari paesi, ha iniziato a realizzare una serie di analisi e di azioni riguardanti la Sisi Vaticana. A un certo punto però abbiamo capito che per incidere veramente nel dibattito mancava un aspetto. La REPAM, Rete Ecclesiale Panamazzonica, e i difensori della Chiesa dal voto amazzonico affermavano di avere un contatto diretto con le popolazioni amazzoniche, da cui avrebbero preso l'ispirazione per redigere l'istrumento lavoro. Noi sapevamo che non era così. C'era un solo modo per confutarlo: andare nell'Amazzonia e prendere contatto diretto con la popolazione, con gli indios e con i capi indigeni locali, quelli veri, non quelli sbandierati dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali che operano nella regione. Per fare ciò servivano tempo, soldi e risorse umane. E allora mancavano tutte le tre cose: tempo, soldi e risorse. Però con l'aiuto della Madonna si è aperta un'opportunità unica. 45 giovani si sono offerti volontari. Si è per la Santa Chiesa, buttiamoci nella mischia. Per quanto riguardava la tempistica, disponevamo di soli 20 giorni. Le ferie scolastiche di metà. Due giorni fa il cardinale Kunz, durante la conferenza stampa, ha detto che durante due anni la REPAM ha ascoltato circa 80.000 persone. Non so se è verità, non ci sono prove di questo. Ma noi avevamo soli 20 giorni. Dopo aver riflettuto a lungo siamo giunti alle seguenti conclusioni. La popolazione amazzonica non è molto grande ed è sparsa su un territorio enorme, di difficile accesso. Avevamo bisogno di ottenere un numero simbolico di firme.
per strada, non su internet, a contatto diretto con le popolazioni locali. Ciò avrebbe aumentato la forza di impatto del lavoro intellettuale che era in corso per confutare le falsità sinodali. Secondo i nostri calcoli, significava percorrere più di 10.000 km in 20 giorni, cioè 500 km al giorno, mobilitando 45 persone. Contavamo in macchina, contavamo a 10.000 firme, cioè a un numero simbolico che rappresentasse però un campione assai ampio della regione amazzonica. Sembrava un'impresa impossibile, ma nulla, sappiamo, nulla è impossibile alla Madonna. I nostri ragazzi hanno percorso quasi 11.000 km raccogliendo più di 20.000 firme direttamente sulle strade dell'Amazzonia senza nessun intervento della propaganda mediatica, un'epopea notevole. E dopo aver fatto più di 500 km per giorno. Ieri pomeriggio abbiamo avuto l'immensa gioia di consegnare queste firme alla segreteria del Sinodo, rendendo quindi questo storico servizio alla causa cattolica. Così la vera voce, non solo solamente ascoltato, non è solamente ascoltata, però con la petizione del firme. Così la vera voce del vero popolo amazzonico è giunta in Vaticano. Stiamo parlando della non della fanta amazzonica presentata da Ghiba. Mentre i nostri valorosi ragazzi percorrevano l'Amazzonia raccogliendo firme, un team di giornalisti dell'Istituto Plinio Corelli d'Olivieri, coordinato dal giornalista Nelson Baretto, qui presente, intervistava leader indigeni per raccogliere le loro opinioni. Il risultato è questo splendido lavoro pubblicato come numero speciale della rivista Cattolicismo. Il volume è stato consegnato a tutti i padri sinodali. Abbiamo qui con noi alcuni esemplari, ovviamente in portoghese per chi lo desidera. Colgo l'occasione per, tramite di lui, mandare un saluto a tutta la squadra che si è impegnata in questa battaglia in modo interamente da tutte le comunità. Questi ragazzi alle vostre preghiere. E adesso un messaggio ai padri sinodali. Ciò dimostra che se l'Amazzonia non è il polmone del mondo, come affermano gli ambientalisti, è vero tuttavia che in Brasile abbiamo un fiorente movimento cattolico con enormi polmoni pieni di ossigeno, cioè della grazia della Madonna per difesa della Santa Chiesa e della civiltà cristiana. E adesso vedremo un breve video di 10 minuti che vi racconterà questa epopea amazzonica dell'Istituto Plinio Corrêa de Oliveira. Grazie. A caravana é muito variada, acontecem muitas coisas, mas o objetivo direto dessa caravana é promover um alerta baixo assinado sobre o Sínodo da Amazônia, que vai ser realizado em outubro no Vaticano. Pedindo aos padres sinodais por uma Amazônia cristã e próspera, repudiar com energia as ideologias neopagãs, reprovar a luta de classes e de raças, fazer chegar aos padres sinodais um brado de angústia em face do perigo de que a Amazônia seja transformada numa imensa favela verde. Denunciar as ONGs e os ativistas internacionais. Por isso a caravana coletou assinaturas na região amazônica brasileira. Primeiro no Mato Grosso, que tem um pedaço da floresta amazônica. Thank you.
população em geral e mesmo os indígenas são contrários a que a corrente progressista está querendo fazer no Sino. Coincidência, a caravana passou em Ariquemes, Rondônia, em dia de festa na cidade. Então nossa van guinchou a Kombi até o Maitá. A caravana não pode parar. Apertamos os caravanistas nos outros carros e continuamos. Pela primeira vez, a caravana fez campanha no estado do Amazonas. Foi aí que, na viagem de volta, a balsa encalhou. Thank you.
que influenciou esse senhor durante a campanha. Deve ter uma coisa agora você fazer, não para a religião de Caicó, a gente faz, né? E ele vinha dizendo que a cultura dos índios tem que ser respeitada. Ele era contra a evangelização e a civilização dos índios. Ele dizia que se a cultura deles permite o canibalismo ou o infanticídio, não tem problema, é normal. Mas os missionários católicos tentam catequizar os índios, aí tem problema, é um crime. Os últimos 3 dias de caravana foi praticamente só viagem. Ainda bem que teve uma última campanha em Cuiabá para descansar de tanta viagem. Siamo nei tempi della realtà virtuale, abbiamo fatto un viaggio virtuale per l'Amazzonia. Ve la immaginavate così? Un po' diversa. Ecco, questa è la vera Amazzonia, quella che ci mostrano gli indios che vivono ancora nello stato selvaggio, una infima minoranza di persone che comunque per la maggior parte di questa infima minoranza vorrebbero uscirne. Ecco, questo era quello che abbiamo visto, è l'Amazzonia, la vera Amazzonia, quelli sono i volti, le persone che si vedono nella vera Amazzonia. Non mi resta che chiudere questo convegno che è durato tutto il giorno, ringraziando anzitutto i due signori cardinali che ci hanno onorato con la loro presenza, la mattina il cardinale Raymond Burke, adesso e il cardinale Walter Brandmüller. Ringraziare la presenza del
Sua Altezza Imperiale e Reale Principe Bertrand di Orléans in Gravano. Sua Altezza il Duca Paul von Oldenburg e la Principessa Gloria von Thurn-Taxis. Tutti i relatori, con quelli che sono qui con me, il professor Fontana purtroppo aveva un treno da prendere, lui abita vicino a Verona, fra Verona e Vicenza, quindi doveva rientrare a casa dalla sua famiglia. E ringraziare soprattutto la Madonna, da qui ci viene tutto, assolutamente tutto, non come fonte ma come mediatrice. E abbiamo scelto, come ho detto all'inizio, proprio la Madonna di Guadalupe, patrona delle Americhe, come simbolo di quello che dovrebbe essere una vera evangelizzazione, una vera inculturazione della Chiesa nei paesi a maggioranza indigena nelle tre Americhe. Io chiederei a Sua Eminenza, il Cardinale Brandmüller, di chiudere con una preghiera e se potessimo cantare anche la Salve Regina, così chiudiamo in bellezza questa giornata che è stata veramente molto densa e molto ricca. Ecco, se Sua Eminenza potesse pregare l'Angelus, visto che sono le 6 del pomeriggio, l'Angelus, la Salve Regina, e così restituiamo a colei da dove ci vengono tutte le grazie il nostro piccolo ringraziamento. A tutti voi, grazie mille. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Et verbum caro factum est. Et peccatorum nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ora pro nobis Santa Dei Gentili, ut digni et amo pro salus Christi. Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad eclamamus, exules filii ad Jesus suspiramus, Yeah.
Dominus vobiscum. Et tenus spiritu. Sit nomen Domini benedictum. Et nomen Christus quo in seculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotentius, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Andate in pace. Grazie a Dio.